Se Lawrence d'Arabia fosse ancora vivo, questa sarebbe la sua moto. Perché questa invece è la moto che guidava negli anni 20. La nuova SS100 è la versione moderna di quella lanciata dalla Brooks Superior negli anni 30. Il numero 100 indicava le miglia di velocità massima, cioè circa 160 km/h. Prestazione a parte, per la sua eleganza era chiamata la Rolls-Royce delle moto. Il marchio inglese, fondato nel 1919 e attivo fino al 1940, è stato rilevato dall'imprenditore Mark Hupam. Un team al lavoro tra Inghilterra e Francia ha progettato questo nuovo gioiello, presentato a EICMA 2014 nella sua versione definitiva e in tre allestimenti. Il motore è bicilindrico da 997 cm3 che sviluppa 140 cavalli di potenza. Tanta la tecnologia, con utilizzo abbondante di carbonio e titanio. Il costo? 70.000 euro, IVA compresa. We are here at the EICMA show this year presenting the production version of the bikes. A lot of work has been done in the past year. And what you see here is the production make of the new SS100, meaning that all the tooling and final processes have been developed for the bike. So it's similar to production model. It will be tested in the following weeks. And then the new things this year is we are offering the bike in three different finishings related to the brand history. I mean that you have the traditional color scheme, bicolor, aluminium and black. You have the full racing bike, and then you have a titanium finishing that shows all the raw material, I mean all the titanium used for the frame.